Ciao ragazzi, siamo a Carpitali. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, purtroppo un altro video dove non siamo in pesca, ma ci stiamo preparando per andare in pesca. Post Carpitali questo. Post Carpitali, dunque. Com'è andata? Beh, innanzitutto mi sembra... Grazie che... Ringraziamo intanto il team della Big Cup perché sono stati veramente gentilissimi con noi. Sì, sì. Col negozio, l'Esca Shop che era lì in fiera, quindi ringraziamo tutti. Trovati perché... benissimo. Esatto, anche sì. Perché abbiamo... avuto la fortuna di conoscere John, perdonami il cognome, è un po' difficile, okay, padrone di Big Cup, esatto, che ci ha dato delle dritte, ci ha dato qualche insegnamento che ovviamente noi da ignoranti mettiamo ovviamente in pratica. Esatto. Poi, scusa se ti interrompo qui, giusto per farla corta, a parte ringraziare tutti quelli che ci sono venuti a salutare, che è stato bellissimo, vabbè, penso, quello, ovvio, sì. Soddisfazione immensa, chi non ha potuto ci dispiace. E un riassunto veloce di quello che è stato per noi Carpitali. Io sinceramente da parte mia, ma penso anche da parte tua perché ne abbiamo parlato, una volta entrati non abbiamo avuto quella smania di comprare niente. No, c'è come al solito tanta roba, tante marche, tanti prodotti, tanti... Lasciamo stare l'attrezzatura, parliamo di palline, parliamo che tanti mi hanno già chiesto. Diciamo che non, sinceramente a me... non abbiamo visto queste grandi... No, ma non ci è venuta proprio voglia, perché penso che una volta che si passa al self-made... Ma la voglia, anche perché non c'è stato niente di innovativo comunque. No, è sempre solito. Quindi non, diciamo che da parte nostra, perché poi ripeto, è un puro pensiero ovviamente nostro, non abbiamo avuto esatto quella voglia di comprare perché non abbiamo visto niente di particolare. Innovativo o nuovo. Però per noi. Parlando appunto con il signor John, Mr. John, abbiamo deciso di provare a fare un mix nuovo. Sì. Allora, questa prodotti volta... Prodotti che comunque usavamo già alcuni. Sì, ovvio. Però questa volta abbiamo provato a fare... a dire ok, proviamo a fare un mix già pronto, quindi utilizzeremo un mix già pronto della Big Cup che ci hanno consigliato. Consigliato in base a quelle che sono le nostre sessioni veloci. Sì. Quindi una pallina che entrerà subito in pastura. Esatto. Che renda da subito. Vi mostro ragazzi il... Non facciamo proprio. Come al solito non è una televendita, però vi mostriamo quello che abbiamo preso noi alla fiera. Abbiamo preso questo mix rapido, ok? Che è la stessa marca di quello che usiamo per fare le pop-up, perché abbiamo preso anche questo con l'occasione. Quindi questo è il mix che useremo per fare diciamo un attimo a che cos'è. È un fish meal, esatto, con proteine del pesce e estratti naturali, okay, quindi sono... un qualcosa che non va a come si dice, quindi aiutami, che non sazia il pesce, lo va solamente è un mix leggero, è un attrattivo, è un forte attrattore per la carpa e ci è stato consigliato proprio da già. Quindi abbiamo deciso di provare ad accettare il consiglio e a fare questo esperimento, esatto. E ovviamente lo condividiamo con voi. Sono 2,5 kg di mix, quindi ora verranno circa 2,8 kg, senza stare qui a dire esattamente dosi, noi faremo questo mix con ovviamente faremo palline del 20, perché penso faremo palline del 20 sicuramente, qualcuna del 30 anche, e ci aggiungeremo allora tre cose qui. Come vedete siamo in fase di preparazione, scusa Max, perché stiamo proprio per iniziare a farle, per cominciare a fare le bolle, però prima di farle abbiamo voluto farvi vedere cosa allora abbiamo preso. Questo è il bingo della Big Carp, che se non vado errando è un... Qua c'è scritto superfood, quindi cibo liquido, un boost poisson ed è crostacea, quindi pesce e crostacei.
hanno degli odori spaventosi, ve lo dico già. Sì, fidatevi che in macchina non ho il piacere. No, infatti. Dopodiché avremo questa abbinata qua, ragazzi. Monster Crab e Red Hot. E credetemi, come abbiamo appena detto, non li ho ancora aperti e il box è già inondato di odore. Quindi anche la macchina. Anche la macchina. Sono veramente forti. Sono 100 ml a barattolo. Ne servono solamente per un chilo di mix 4 e 8 di 1. Quindi veramente pochi, dureranno una vita questi qua. Proprio per farvi capire quanto sono potenti. Però non... Sì, diciamo che sono aromi di qualità, visto anche il costo che hanno. E se mi permetti, Cri, presento questo con quella chicca che ci ha detto John, che vi dico anche Llewellyn. Scusa se pronunciamo male. Esatto, scusa John. Allora, ci ha detto di usare questo Rapido Hot Foot Boost, che è il dip che va in associato al Rapido Mix. Ora, oltre che, come sappiamo, a pucciare la pallina direttamente prima di lanciarla, John ci ha dato questo prezioso consiglio che magari tutti voi sapete, noi non lo sapevamo, quindi lo apprezziamo. Quando andiamo su sessioni un po' più importanti, quindi non di 2-3 ore ma giornata intera, la prima cosa da fare, ci ha detto John, è di prendere quelle boilies che useremo per pasturare, versarci il liquido sopra, agitare un attimo, lasciarle qualche secondo che si impregnano bene e iniziare a pasturare. Attenzione, una cosa chiara che ha detto John è stata quella di non pasturare a caso, quindi tutto in un punto perché c'ho l'innesco lì. No, 4, 5, 6, 7 palline sparso intorno allo spot. Io parlo di una canna, ovviamente, noi che pescheremo con 6 canne, tra io, tra lui. Sarà un'area molto più vasta. Esatto, ci ha detto di spargere 700-800 grammi, un chilo massimo di palline, ma proprio stare larghi e lanciarle non tutti su un unico innesco. Non concentrare la posturazione in un singolo punto, ecco, questo esatto. È quello che ci ha consigliato. Ripeto, molti di voi già lo sapranno, però noi non lo sapevamo. Noi... E vogliamo condividerlo con chi ancora non lo sa. Esatto. Quindi questa sarà una di quelle cose che metteremo in pratica. Niente, questo è quello che c'è nel mix, ovviamente le uova, non c'è, esatto. Non c'è altro. Quindi questa volta, come sapete, noi abbiamo fatto il nostro mix, però ora vogliamo provare a vedere questo mix, come ce l'hanno parlato bene e più di... Più che altro per sessioni veloci a noi serve qualcosa di sì, importante. E credo. Più di qualcuno ci ha consigliato questa tipologia di mix. Abbiamo detto ok, noi ovviamente, come sapete tutti, abbiamo 3-4 ore a settimana per pescare, quindi abbiamo bisogno di un mix molto veloce, in particolare questo periodo dove le temperature sono ancora fredde, poi ultimamente sono 17 gradi nell'arco della giornata e la sera andiamo anche a meno 1. Sbalzo termico di 18 gradi. È una cosa impressionante e credo che anche le carpe comunque ne risentano molto di questo, di questo passaggio qui. Comunque in base a questo ci ha consigliato questo mix. Che quindi, però va bene anche, ha detto, tutto l'anno. Sì. Però adesso ancora meglio perché mix, entra subito in azione. Oltretutto è un mix che si può usare ovunque, non è dedicato né al canale, né al fiume, né alle cave, né ai laghetti, ma... È un mix che teoricamente va bene un po' dappertutto, quindi proviamo a fare questo mix questa sera. Adesso non vi faremo vedere il video della preparazione, abbiamo fatto un piccolo unboxing di quello che abbiamo acquistato. Sì, e volevamo condividerlo con voi come facciamo sempre. E adesso ci metteremo a lavoro per fare ovviamente le bollies. Bene. Signori, quindi, noi diamo l'appuntamento, speriamo la prossima volta di essere in pesca, però tra freddo, piogge, bolle che dobbiamo iniziare a fare. Possiamo anche già confermarvi che il prossimo video saremo in pesca, sperando di non capottare. Ragazzi, pesce o non pesce, faremo comunque un video, vi faremo vedere comunque dove andremo, dove pescheremo, come impostiamo la pesca. Esatto, quindi come al solito ci denudiamo di esatto, preparatevi di per un cappotto o per uno scappotto. Questo è l'impasto fatto con le farine Big Carp. È abbastanza forte come odore. Invece questo è il nostro mix Climax modificato.
abbiamo preso il nostro mix e abbiamo fatto delle modifiche perché abbiamo fatto delle sessioni e per provare appunto questo mix abbiamo visto come lavora, in quanto tempo lavora, e stiamo cercando di modificarlo appunto per renderlo più più veloce e fresco, in pastura subito. Esatto. Quindi adesso questa è la novità, questo invece è sempre il nostro mix ovviamente, però lo stiamo già modificando, quindi come vedete, lavoro in corso, non stiamo facendo sempre cose nuove, è lo stesso mix, però stiamo cercando di capire dov'è l'errore, dov'è l'errore e dove appunto si può andare a intervenire. Lavorare. Bene signori, adesso facciamo le palline e manca solo il mix pop up, che faremo ancora un paio di palline pop up e basta, quindi adesso un altro piccolo mix e poi si rulla. Allora ragazzi, questo è il solito salsicciotto che ci avete visto fare più di una volta. Tavola del rullaggio del 20. Che ci siano grumi, e si comincia di solito, mi tengo la mano solo perché ho diviso l'impasto e lo sto ricompattando un attimo. Questo è l'impasto Bill Carp, farina Bill Carp con i loro aromi. Il mix è molto buono ragazzi, si impasta molto bene e devo dire che a vederlo così si vede anche che si rulli bene. E infatti, eccole qua. Scusa Gri. Queste sono le palline che sono uscite. Che belle ragazzi, meglio. Guardate, neanche un buco, sono perfette. Aspetta che vado a fuoco, eccole qua. Qui perfetto. Bene, e adesso Max vi mostra l'angolo cottura. Angolo cottura con pentola, fornellino e questo qua dentro alla cesta. Vediamo chi di voi indovina cos'è. Non il mio telefono ragazzi, i tappetini che ho messo dentro. Ottimo. Chi indovina che cos'è questa ragazzi? Vediamo chi la indovina, dai.